Andiamo. Fa ingresso il Presidente della Repubblica. Ringraziando a nome di tutti e mio personale il Presidente della Repubblica che ha voluto onorarci con la sua presenza. Signor Presidente, le sono profondamente grato. Ringrazio poi il Presidente del Senato che pure ha deciso di onorarci e naturalmente il Presidente della Camera, non solo per la sua presenza, non solo per la sua ospitalità, per la quale lo ringraziamo di fatto ogni anno, ma anche per l'introduzione che ha voluto svolgere, che ha colto punti importanti della relazione. Parlare di e-democracy significa evocare quattro importanti ambiti di intervento: quello dei diritti di cittadinanza, quello della tutela del diritto d'autore e dei contenuti, quello dei diritti delle persone e infine, forse per noi più importante, quello a tutela di quel bene pubblico che è l'informazione. Un'informazione plurale, professionale, trasparente e verificabile nelle sue fonti, autorevole e credibile quanto ai suoi contenuti. Contrasto alla disinformazione e alla deriva delle fake news acquisisce senso e costanza solo se collegato nel contesto della difesa dei principi dei nostri ordinamenti democratici. C'è infine un tema che mi preme richiamare e su cui l'autorità si è espressa a più riprese nel recente passato, quella della rilevanza costituzionale. Il diritto all'informazione era infatti determinato e qualificato in riferimento ai principi fondanti della forma di Stato delineata dalla nostra Costituzione. Infine, un sentito ed orgoglioso ringraziamento a tutte le donne e gli uomini di Agcom. Grazie.